Ieri praticamente finito il campionato con un'altra nota negativa, Genova-Cori razzisti contro il Napoli, la partita è stata interrotta e stanotte a Marcianise sono stati appesi dei manichini con la maglia del Napoli impiccati ad un ponte. Ma è indecente l'immagine di ieri a Genova, insomma, i cori, i volti, le frasi, i contenuti, davvero inqualificabili, indecenti, razzisti, discriminatori, però insomma non si può più andare avanti così. Io credo che davvero c'è un oceano tra quei cori e le parole di una sensibilità così profonda come quella dell'allenatore Sarri, che ha detto un paio di cose straordinarie, innanzitutto sul legame bellissimo tra la squadra e la città, e poi dicendo anche chi fa questi cori non sa cosa si perde nella vita. Evidentemente non è mai venuto a Napoli, perché mister ha parlato di città straordinaria e di un popolo straordinario, chiaramente con i nostri difetti, con i nostri limiti. Ecco, io credo che le parole di Sarri sono una grande risposta sia al presidente dell'Ordine dei Medici che a quei cori davvero beceri. Insomma, impariamo noi a difendere meglio la città e a reagire di più, con più forza, con più efficacia, con più signorilità e con maggiore ancora capacità di sopportazione rispetto a provocazioni che stanno davvero superando ogni limite, perché insomma addirittura è stata sospesa la partita, insomma è dovuto scendere lo stesso presidente della Sampdoria a cercare di placare, si è preso, mi pare di capire, anche lui qualche gestaccio e qualche insulto, quindi vuol dire c'è proprio un odio nei confronti di questa città. Ma che cosa temete dalla squadra del Napoli, da Napoli, ai napoletani? Forse andate in Freva, che senza soldi, senza niente, senza aiuti, senza nessun, siamo primi come città d'Italia per turismo e cultura, nonostante siamo la città più povera, abbiamo una grande umanità, sappiamo vincere lo scudetto dell'onestà e del bel calcio rispetto ad altro. Se questo fa paura, vuol dire che noi siamo contro i palazzi del potere, siamo contro il sistema, però abbiamo le mani pulite e soprattutto difendiamo la città e ci arrabbiamo quando qualcuno la offende, anche se lo fa qualche napoletano, oltre che qualcuno che non è napoletano.